E adesso in apnea gli ultimi sei giri del Gran Premio di San Marino, valido per il moto mondiale. Ricordo che insieme a Nico Forletta ci sono il direttore di Slick Magazine Enrico Borghi e il collega Rai Massimo Angeletti. E soprattutto c'è in testa Franco Morbidelli, ma dietro a Morbidelli è cambiato tutto. C'è Pecco Bagnaia. Bagnaia ha compiuto dei giri da favola, si è succhiato prima Rins, poi Valentino Rossi è in seconda posizione, gli sta staccando dietro a Bagnaia, quindi Valentino Rossi e Rins staccati di 6 decimi, poi Mir, Vignales, Miller, Dovizioso in 8ª posizione, poi via via tutti quanti gli altri. Intanto fuori definitivamente Quartararo, che era rientrato in box, è riuscito a cadere per una seconda volta e stavolta non si è più rialzato, quindi aperto lo stato di crisi per Fabio Quartararo, ex leader mondiale finora. Ma torniamo da Angeletti e da Enrico Borghi, perché a questo punto la risposta alla domanda che vi volevo fare: chi scegliereste voi fra Bagnaia e Zarco come pilota ufficiale per il prossimo anno della Ducati? Credo che la risposta stia arrivando dalla pista. Borghi: sì, è così, se non succede niente è Bagnaia, sarà Bagnaia e se lo merita perché lavora tanto, ci crede, è veloce, sta facendo una grandissima gara. La sta facendo anche Rins, che è ancora pericoloso nei confronti di Valentino. Però sì, forse Bagnaia a questo punto è la sorpresa del giorno, perché è appena rientrato dopo un'operazione, dopo un infortunio grave, una gamba. È rientrato con le stampelle, si è presentato con le stampelle in pista, sì. Massimo Angeletti. Guarda, io sarei contento per Bagnaia. Stanno parlando di far entrare nell'orbita Ducati anche Bastianini, che sembra abbia firmato, sì, con la Pramac. Con la Pramac, con la Vintia. Attenzione, con la Vintia, sì, scusa. Continua ad attaccare Valentino Rossi, ma non ci riesce. Vai. E comunque questa politica giovane, secondo me, è l'unica risposta che si può dare, perché Miller comincia ad essere un pilota abbastanza esperto, ma non è un pilota molto vincente, molto costante. Quindi probabilmente un carattere vincente, anche se giovane, servirà. Bagnaia sta dimostrando di averne tanto di carattere. Ah, tantissimo. Poi lui ha esordito l'anno scorso con la Ducati Pramac, arrivando da campione del mondo della Moto2, ha preso le misure, poi magari anche questa nuova gomma posteriore prodotta, portata dalla Michelin, intanto cade Tito Rabat, e dicevo, magari anche grazie a questa nuova gomma è riuscito ad adattare, è riuscito a sfruttare ancora di più il suo stile di guida per quanto riguarda questa Ducati Pramac. Attenzione, perché Valentino Rossi adesso non ne ha più una di Suzuki negli scarichi, ben due, perché è arrivato anche Mir, che gira costantemente più veloce dei primi quattro. Quindi Morbidelli 1:33.2, 33.2 anche per Bagnaia, 33.2 per Valentino, 33.3 Rins, Mir 32.9. Quindi il podio se lo gioca anche Mir insieme a Rins e Valentino Rossi per ora, e tocchiamo tutto il ferro che abbiamo a disposizione. Il podio è tutto tricolore, perché c'è Franco Morbidelli davanti a Pecco Bagnaia e poi Valentino Rossi, Rins, Mir, Vignales, Miller, Andrea Dovizioso, che con questo suo 8º posto adesso ha Miller davanti, perché Vignales ha scavalcato Miller, e intanto Bagnaia e Valentino torna sotto a Bagnaia, inizia anche Valentino a battagliare con Bagnaia, sembrava che Bagnaia se ne fosse andato, mentre invece Valentino e le due Suzuki sono ritornate sotto a Bagnaia. Non so se Bagnaia ha commesso un errore, un piccolo errore, oppure inizia a pagare la fatica di stare in moto per 28 giri con la gamba appena 27 giri con la gamba appena operata. Però resta il fatto che sopra Bagnaia sono ritornati gli altri tre, quindi diventa una gara spettacolare, ultimi giri spettacolari, tre giri alla fine, con Morbidelli che ha 3 secondi e 2 di vantaggio su un quartetto composto da Bagnaia, Rossi, Rins e Mir. Enrico Borghi: è un grandissimo finale, ma perché Bagnaia deve resistere, ma è la pressione dei due piloti della Suzuki che ha dato, come si dice, la sveglia a Valentino. Ora ce li ha veramente incollati e Valentino deve spingere assolutamente,
spingendo così tanto si è avvantaggiato su Bagnaia. Ora siamo ad una situazione da Moto2, Moto3 per il finale. Sì. Il secondo posto se lo giocano dentro 4 decimi, una roba così. Ah, una cosa molto bello. Spettacolare, Massimo Angeletti. Concordo, io ho avuto l'impressione che a un certo punto, quando poco prima che Bagnaia superasse Valentino, che Valentino avesse tirato un attimo il respiro per conservarsi per gli ultimi giri e conservare soprattutto la gomma. Adesso ha ripreso a spingere perché giustamente ci sono i due segugi della Suzuki e quindi sta girando con gli stessi tempi. È una battaglia molto aperta. L'unico elemento, secondo me, la variabile più indipendente è il fisico di Bagnaia, ecco, perché ancora più che le gomme. Sì, hai ragione Massimo, perché poi le gomme, Bagnaia ha una soffice al posteriore, una hard all'anteriore, però quella che conta adesso credo che sia il posteriore. Valentino media, Rins soffice e Mir media, però ha ragione Massimo Angeletti, credo adesso il fisico, la tenuta fisica alla fine di questa sgroppata pazzesca. Dimmi Massimo. Perché la tenuta non è che chissà quale elemento, però basta una piccola distrazione dovuta appunto alla non tenuta che può succedere di tutto. Sì, sono talmente tanto vicini che può veramente accadere di tutto. Per esempio in questo momento Bagnaia ha guadagnato circa 3 decimi su Valentino e Rins, mentre sembra un po' più staccato Mir. Manca un giro e mezzo al termine di questo Gran Premio appassionante, ma noi abbiamo un po' perso di vista Franco Morbidelli perché siamo presi da questa battaglia. Esatto, noi magari l'abbiamo visto, ma gli altri l'hanno visto ben poco. Morbidelli, che ricordiamo, questo per lui è il 41esimo Gran Premio nella classe maggiore. E attenzione, perché le due Suzuki si sono leggermente staccate, con Mir che ha scavalcato Rins, quindi errore di Rins. Non so se ha finito la gomma Rins a questo punto, però Mir adesso è davanti a Rins. Ha fatto il gioco dei due italiani, ma Mir in poche curve è arrivato negli scarichi di Valentino Rossi. È iniziato l'ultimo giro, poi andremo alla fase dei commenti con Enrico Borghi e Massimo Angeletti. Ultimo giro importantissimo, perché all'inizio dell'ultimo giro ci sono 3 italiani in testa, con Franco Morbidelli davanti a Pecco Bagnaia e Valentino Rossi, però ci sono i due spagnoli della Suzuki, anzi più Mir che Rins, che sta attaccando Valentino Rossi. Si prova a infilare all'interno, Mir s'affianca a Valentino, mette le ruote davanti a Valentino Rossi, che adesso deve cercare di rimanere agganciato alla Suzuki di Mir per cercare di riprendersi la terza posizione. Valentino Rossi scavalcato nel corso dell'ultimo giro, quindi nella terza posizione. Inizia adesso l'ultimo settore, con Franco Morbidelli che sta volando verso la sua prima vittoria nella classe maggiore al 41esimo Gran Premio. In seconda posizione c'è Pecco Bagnaia, ma Mir adesso ha nel mirino anche Bagnaia. Prova a infilarsi all'interno Mir, non ci riesce, siamo alle ultime curve. Morbidelli va a tagliare il traguardo, vince Franco Morbidelli, secondo Pecco Bagnaia, terzo Mir, quarto Valentino Rossi. Peccato, poteva essere una tripletta italiana, ma ha fatto un gran finale Mir. Poi Rins, Vignales, Andrea Dovizioso in settima posizione, Nakagami, Miller, Pol Espargaró, Oliveira, Binder, Aleix Espargaró, Lecuona, Zarco, questi vanno a punti, fuori dalla zona punti Danilo Petrucci. Andiamo subito a vedere quella che è la classifica generale. Dovizioso 75 punti, Fabio Quartararo 70, Miller 63, Mir 60, Vignales e Valentino Rossi a 58, sale a 57, Franco Morbidelli, addirittura Nakagami è a 22 punti dalla vetta.